bello del coaching è che fondamentalmente non do consigli, cioè in un percorso personale di coaching individuale non è che sia io a dare un consiglio al cliente, alla persona, più che altro tiriamo fuori quello che è la soluzione giusta del cliente attraverso delle domande mirate, specifiche, le domande funzionali. C'è una strategia per far uscire fuori le probabili potenzialità di risoluzione del problema. Sì. Ecco perché funziona, perché finché si danno dei consigli, finché io vado lì e do un consiglio, la persona può ascoltarlo o meno e può applicarlo poi o meno. Quando però il consiglio viene fuori dalla persona stessa, perché tira fuori la motivazione, certo, cioè i motivi per agire, motivazione, quindi trova la propria motivazione e capisce appunto quali sono le conseguenze positive, le conseguenze negative, per dire così, e diciamo si automotiva, si stimola automaticamente e diventa a se stesso più credibile. Non è un consiglio che può avere da qualcuno, ecco perché, anche perché c'è da considerare la visione esterna, perché un marito, una moglie, un parente, un amico, insomma, sono persone molto vicine che proprio perché magari c'è l'empatia, un po' quello che diceva all'inizio della trasmissione, sono troppo coinvolti e magari non riescono a dare dei consigli con la giusta lucidità. Poi magari con le intenzioni migliori fanno i danni peggiori. Esatto, questo è vero. Quindi invece il coach ha una visione super partes, ha una visione esterna, per cui riesce a guidare meglio con strategia.